Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Il titolo della puntata di oggi è un nuovo sistema per misurare il danno della biopsia duodenale nella celiachia. Ce ne parlerà il professor Enrico Roda in collegamento da Bologna. Professore, ben trovato. Ben trovato a lei, buongiorno. Allora, professore, quindi di che cosa si tratta? Cos'è questo nuovo sistema per misurare questo tipo di danno? No, in teoria questo è un argomento che andrebbe discusso fra specialisti, non dovrebbe essere rivolto al grande pubblico. Il motivo per cui l'ho scelto è molto semplice, ve lo spiegherò. Innanzitutto partiamo da lontano. Che cos'è la celiachia per chi si sta a scopare a tanto? È una malattia che colpisce l'1-2% della popolazione mondiale, quindi è un numero elevato di persone. Ed è una malattia autoimmune, cioè l'individuo ha una predisposizione naturale ad avere la malattia, eredita dei geni che lo predispongono, e per cui quando entra in contatto con una proteina del glutine, che è una proteina che c'è in alcuni cereali, in molti cereali, come il frumento, parte di questa proteina gli crea una reazione infiammatoria grave. Allora questa malattia, come dicevo, colpisce l'1% della popolazione e il quadro clinico ha una varietà enorme di fenomenologica. Ci sono dei bambini che sono gravissimi, hanno un gravissimo malassorbimento, tutto ciò che mangiano non lo assorbono, per cui vanno incontro ad una gravissima denutrizione e anche alla morte. Ci sono altri casi invece, soprattutto nella celiachia dell'adulto, dove si crea come un certo livello di tolleranza alla malattia, per cui l'individuo va incontro a molti effetti collaterali, ovviamente rischia di tutto il cancro, con le malattie cardiovascolari, rischia di avere l'osteoporosi e tante altre complicanze, ovviamente, perché è una malattia dove uno non assorbe in modo completo i cibi. Già noi mangiamo non molto bene, se poi addirittura malassorbiamo delle cose fondamentali, questo è un problema. Allora, la celiachia, qual è il meccanismo che porta alla celiachia, detto in soldoni? Cioè l'individuo mangia il frumento, per esempio, che è un cereale che contiene glutine. Un frammento di questo glutine arriva, supera lo stomaco e va nell'intestino, perché la malattia colpisce l'intestino, cioè la zona che va dallo stomaco fino al colon. Quindi è la zona di cosiddetto assorbimento. Sono 4 metri dove viene il mixing e l'assorbimento dei cibi. Orbene, in questo tratto di 4 metri, l'epitelio dell'intestino è rivestito da cellule che rivestono dei villi, cioè la mucosa è fatta come una montagnola per aumentare la superficie assorbente, e ogni cellula che ricopre l'intestino ha miliardi di microvilli, cioè di altre angolazioni, per cui la superficie assorbente è enorme, la capacità di assorbire che ha l'intestino è enorme, perché è così circonvoluta. Orbene, nel corso della celiachia, la mucosa duodenale piano piano perde la sua architettura villosa e la mucosa diventa piatta e infiltrata da cellule infiammatorie molto importanti, quindi è un profondo cambiamento dell'architettura della mucosa intestinale questa malattia. Questa situazione fa sì che la diagnosi, oltre che clinica, quindi in base ai dati clinici, sintomi, in base a tante cose, la diagnosi è fatta, diciamo così, da dati anche biochimici. Cioè nel siero noi dosiamo le transglutaminasi e gli anticorpi anti-endomisio, che sono dei marcatori iniziali della malattia, e possiamo dosare gli antigeni di istocompatibilità HLA di Q2 e HLA di Q8 che ci completano la diagnosi. Avere uno o due di questi alleli si ha sicuramente la malattia. Ma se uno proprio vuol dimostrare di fronte a Di Pietro di avere questa malattia in tribunale, deve per forza fare una biopsia del duodeno. È qui che è importante, perché la biopsia del duodeno ci dà degli indicatori di gravità, ma soprattutto ci dice che quando uno ha sospeso il glutine, la mucosa è tornata normale.
e che quindi l'individuo è clinicamente guarito perché ha sospeso il glutine che è la causa della malattia. Come facciamo noi a sapere? Quindi la biopsia duodenale è di un'importanza fondamentale. Allora, fino adesso c'è una classificazione delle lesioni, d'accordo? Che è inutile che ne parli nei dettagli, però questa classificazione è esposta all'errore che c'è nelle opinioni diverse degli individui, no? È come se io e i miei allievi guardiamo la stessa biopsia, poi andiamo a rispondere senza consultarci, il più delle volte la concordanza della risposta finale non è mai completa, perché ognuno ci mette un po' del suo ragionamento, del suo pensiero, della sua cultura, di quello che sente in quel momento in base a quello che ha letto e studiato. Quindi quello che viene definito l'inter-observer error, cioè l'errore fra osservatori, adesso è fortemente minimizzato dalla intelligenza artificiale. Oggi si attacca al microscopio una macchina che misura in modo automatico l'altezza dei villi, il livello di infiltrazione, la larghezza delle cripte intestinali e tanti altri parametri che adesso non vi sto a dire, e poi li elabora col computer e sa dire esattamente se il tipo A, B, C, qual è il livello di gravità. E questo è, ed è una tecnica così facile che perfino uno che è un medico non preparatissimo riesce ad applicarla, perché si attacca questo software al microscopio e in breve tempo si ha questa risposta. E questo è un dato fondamentale, perché è possibile stabilire bene varie cose. Quindi si tratta di una scoperta fondamentale, e quindi adesso ovviamente l'avrete solo nei grandi centri, dove ci sono le grandi università come Bologna, come Roma, come Milano, che hanno già queste cose qui, anche Padova. Quindi abbiamo già quattro, Napoli, abbiamo già cinque università grosse dove ci sono molti nostri allievi che hanno fatto questo studio, e quindi noi siamo al top in Italia sulla celiachia, non c'è dubbio, siamo veramente, l'abbiamo studiata bene in lungo e in largo. Quindi adesso sappiamo molto di questa malattia, sappiamo che c'è un frammento del glutine, sappiamo che questo frammento viene assorbito, si presenta agli antigeni di istocompatibilità che danno un segnale al sistema immunitario, il sistema immunitario reagisce in modo esagerato, e finché uno mangia glutine la malattia perpetua, ed uno può peggiorare fino alla morte. Ora, se uno rompe questa spirale attraverso una maggiore conoscenza, ma soprattutto sostenendo il glutine, più facendo altre cose più specialistiche, che adesso ne parleremo in un'altra seduta, oggi uno può vivere bene con la celiachia, sposarsi, avere figli e campare a lungo. Professore, la ringrazio infinitamente per queste preziose informazioni, grazie veramente, a presto. Prego. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.